Bentrovati, vi direttore del Capoluogo, a questo nuovo appuntamento con Grand'Angolo, la rubrica con la presunzione di parlare di politica, ma non solo. E oggi parleremo di non solo, nel senso che affronteremo una rapidissima analisi di un miracolo, un mezzo miracolo, tre quarti di miracolo, poi vedremo a che punto siamo, che è avvenuto in questa nostra regione. E ne parleremo con il nostro ospite che veniamo a presentarvi, Mirko Zauri, sindaco della città di Pescina, perché è una cosa che io ho scoperto questa sera. Pescina ha il titolo di città, diritto a chiamarsi città, grazie a un decreto del Presidente della Repubblica del 2000 per meriti guadagnati sul campo, riconosciuti e guadagnati sul campo. Buonasera sindaco, grazie di aver accettato l'invito, perché so che sei un po' impegnato tra il lavoro, l'amministrazione e anche la politica, perché so che ti muovi molto. Ti muovi molto e questa sera con te dobbiamo parlare di una cosa, di quello che avevamo accennato, no? Cioè, a parte che vabbè, tu sei sindaco dal 2020, mi pare, esatto, vero? Da settembre 2020. Settembre 2020, 2020. Quindi sei a metà ho mandato. Ho messo il piede poco dopo la metà del mandato. Sei nel middle term proprio, no? Sì. Dicevo, sei sindaco dal 2020, io ti seguo, non ci conosciamo benissimo, siamo visti un paio di volte, ti seguo da lontano e ti seguo anche attraverso i tuoi colleghi e so che, insomma, che la vostra amministrazione è un'amministrazione molto vivace, che gestisce cose importanti, interessanti. Parliamo soprattutto dell'ambito culturale e turistico. E parlavamo di questo miracolo, cioè parliamo di cultura, quindi parliamo, esatto, di Pescina candidata al titolo di città della cultura italiana per il 2025, esatto, che ha strabiliato perché, insomma, è vero che Procida ha rotto il muro un paio d'anni fa, rotto il muro creato dalle grandi città d'arte storiche italiane, assicurandosi il titolo. Però è altrettanto vero che Pescina, competendo con città, a parte quelle abruzzese, diciamo con Lanciano e con Sulmona, ma con altre città importanti italiane come Agrigento, Aosta, Spoleto, Assisi, che non è una grande città, ma insomma è una corazzata, insomma, esatto, no? rispetto ad altre realtà. E quindi dicevamo, siete finalisti, siete tra le prime 10 e tra queste prime 10 uscirà... Il 2021, dopo l'esame in commissione, penso per i primi di aprile sappiamo la città, l'esito di chi sarà capitale della cultura italiana per il 2025. Sindaco, io adesso ti domando, sì, ok, voi siete una bella amministrazione, siete bravi, avete fatto tante cose, gestite belle cose, ma come è stato possibile questo diciamo mezzo miracolo? Allora, innanzitutto è un mezzo miracolo che sta entusiasmando non solo la città Pescina, ma penso la Marsica e in questo caso la provincia dell'Aquila, anche deve essere entusiasta la regione Abruzzo, perché si ritrova comunque una città candidata tra le 10 per questo titolo bello per Capitale della Cultura 2025. Quindi noi siamo già entusiasti di fare parte di questo palcoscenico bello che ci sta portando tanto beneficio e soprattutto mette a cospetto, come hai detto tu prima, di grandi città, anche una città minore, soprattutto incastonata in quelle che sono le aree interne, e oggi ci sentiamo di rappresentare quella che è una problematica che spesso viene cavalcata su molti tavoli di lavoro, su molte edizioni televisive ma anche radiofoniche, delle problematiche delle aree interne. E noi ci siamo candidati proprio per portare quella vita reale, per riportare un po' di quella che è la naturalezza, la freschezza, l'originalità che le aree interne d'Italia ancora oggi riescono a custodire. Sì, io però ti domandavo questo, sarei curioso di capire questo. Cioè, la città di Pescina, al di là di aver così dato i natali a personaggi, esatto, famosi a livello internazionale, evidentemente parliamo di Ignazio Silone, sì, parliamo di Mazzarino, ne avete anche l'architetto Artusi, che comunque ha lavorato con il Bernini, era forse la mano destra del Bernini, non forse, sicuramente, perché tante opere che ci troviamo in Italia sono state legate a questo architetto,
che collaborava. Qualcosa anche a Pescina. Esatto, abbiamo anche a Pescina, l'ultimo restauro fatto della facciata della chiesa di Sant'Antonio, dedicata a Sant'Antonio, è opera sua. Ma siamo anche una città forte perché abbiamo il vanto di avere due parri costituenti dell'attuale Costituzione italiana, che uno è Ignazio Silone, meglio conosciuto, e l'altro Alfredo Proia. E forse è l'unica città d'Italia che ha due parri costituenti, che ha dato i natali a due parri costituenti, quindi questo è un altro elemento importante. E poi, oltre a questi personaggi che portano lume e lustro ancora oggi alla città di Pescina, abbiamo la possibilità di avere un territorio bello, anche marcato da quello che è che veniamo attraversati dal fiume Giovengo, che parte dal comune di Bisegna, ma fino a che non arriva a Pescina è attraverso il suo centro abitato, quale stiamo cercando di valorizzare al meglio, soprattutto per quello che è il territorio in cui viviamo. C'è la storia della Torre Piccolomini, che richiamava una grande comunità, delle mura ciclopiche che risalgono al 1200. Abbiamo molte associazioni che militano nella nostra città e promuovono la nostra città sia sul tema culturale, sul tema ambientale, sul tema territoriale, e tutto questo messo all'interno di quello che è da quasi un anno costituito il parco letterario dedicato al nome di Silone, ma arriviamo a tutta la città di Pescina e tutto quello che di potenziale ha per mettere al servizio della cultura e per arrivare dopo a quest'idea nata, vista la possibilità di poterci candidare. Lo abbiamo fatto, quindi grazie ad un click ci siamo candidati. Questo mi piace perché... Sì, molto, perché candidarsi è stato semplice, però adesso arrivare ai primi risultati si è dovuto lavorare tanto. C'è stato un comitato che è fatto di persone che hanno creduto in questo progetto, che vogliono bene a questo progetto, quindi vogliamo continuare a credere a quello che possa essere il risultato migliore che noi otteniamo, a prescindere dalla vetrina che attualmente viviamo per circa 2 mesi, dove ci mettiamo al cospetto di tutta Italia per poter essere noi i vincitori. Sì, poi la cosa importante che credo che sia importante e anche particolare è che al di là dei, come prima abbiamo scherzato parlando di meriti acquisiti sul campo, nel tempo, meriti che poi magari sono meriti fino a un certo punto, rappresentano meriti fino a un certo punto, perché alla fine dove uno nasca non è merito certo della città, voglio dire, quindi... oltre quindi a questi meriti, oltre a delle emergenze architettoniche a firma di personaggi del mondo dell'architettura famosi nei secoli, cioè, quello che ha caratterizzato, quello che io osservo e noto è proprio questa vivacità dell'attuale comunità appunto di Pescina, perché insomma tenere in piedi un premio internazionale come Ignazio Silone e negli anni non è una cosa semplice, implica uno sforzo notevolissimo fatto anche di persone che ci si dedichino e per lo più, come si dice, gratis et amor dei. Esatto. Innanzitutto do un grande merito a quello che è la mia amministrazione, perché comunque è un'amministrazione dinamica, un'amministrazione che vive la città e vive le problematiche della città e vuole dare anche merito a quelli che sono degli elementi storici che comunque noi abbiamo rilevato, che già stavano a buon punto e abbiamo cercato di farli crescere e arrivare a questo risultato di stare tra le prime 10 sicuramente ci deve un grande merito. Poi anche dai 2 centri studi che fanno parte, che sono figli di questa amministrazione, quindi Centro Studi Mazzarino, presieduto dal dottor Zazzara, che lavora con il suo direttivo, e dal Centro Studi Ignazio Silone, presieduto dalla dottoressa Cugolo, che gli do molto grande merito di tanti lavori fatti su base culturale e soprattutto su tante idee che poi hanno creato squadra per poter portare 1000 risultati, come quello di aver fatto crescere il premio internazionale Ignazio Silone negli ultimi 2 anni, perché appena subentrati purtroppo abbiamo vissuto forse un momento del dramma, quello del Covid, dove il premio internazionale, la 23ª edizione, si è fatto in modalità remoto, non interrompendo questa, non l'abbiamo interrotto, l'abbiamo fatto in modalità remoto, quindi si è dato merito al vincitore che è il professor Antonio Scurati, fino ad arrivare alla 24ª edizione che ha premiato il noto giornalista, ma soprattutto grande oratore Monio Vaglia, soprattutto sul premio sul simbolo dell'eguaglianza, ed arrivare a quest'anno
che si è concentrata sulla cristianità siloniana fino ad andare a premiare il direttore dell'Avvenire Marco Tarquinio, che è rimasto molto affascinato dalla nostra città, come lo sono rimasti anche i precedenti vincitori del premio. Poi il premio ci dà un grande lume e lustro, soprattutto perché porta il nome dell'internazionalità, e questo mi fa piacere che ad oggi tante testate giornalistiche, non soltanto nei confini regionali, ma siano andate anche oltre, e quindi ci dà merito anche della lungimiranza di andare a prendere dei temi che possono portarci beneficio non soltanto sul tema culturale, ma soprattutto anche per i temi della ricettività e soprattutto temi legati al turismo, perché questo stiamo cercando di sponsorizzare, di promuovere la nostra città anche come meta turistica. Io adesso a questo ci arriviamo un attimo dopo, ma io ho una curiosità, che a parte che confermo quello che il sindaco ha poco fa detto, cioè la gente quando arriva a Pescina resta comunque colpita, perché nell'immaginario collettivo, cioè di chi non ci sia mai stato, resta difficile immaginare un impatto. Io ero stato a Pescina qualche volta a giocare a calcio venendo con un autobus, parlo di tanti anni fa, non so nemmeno se tu fossi già nato o meno, sindaco, e non mi era mai capitato di soffermarmi nel centro storico. È successo qualche tempo fa e devo dire che è semplicemente fantastico, cioè ha un impatto estetico incredibile. Però questo appunto afferisce a quei meriti, a quelle cose belle, ma che da sole resterebbero morte. Sì. A me quello che colpisce tanto è la capacità, la voglia e l'impegno per mettere in piedi un parco letterario. Perché un parco letterario, se non vuoi farlo rimanere, immagino, come un palazzo chiuso, esatto, ha bisogno di essere vivacizzato con attività importanti. Com'è venuta questa idea del parco letterario? Allora, il parco letterario è avvenuto proprio per cercare di mettere insieme tutto ciò che di bello abbiamo. Allora, oltre ai direttivi del Centro Studi con i loro musei, perché in questo non ho detto la presenza del Museo Mazzarino, già vivo dagli anni 70, fino ad arrivare allo scorso anno che siamo riusciti a fare la vera inaugurazione del museo dedicato a Ignazio Silone, dopo aver rilevato il recupero edilizio fatto, quindi merito a chi ha fatto il recupero edilizio e merito che nel giro di un anno siamo riusciti ad aprire le porte per far sì che tutto ciò poteva conoscere la nostra storia, la storia di Silone in particolar modo, visto che questo museo è dedicato a Silone. Però non è solo lì che è racchiuso, perché abbiamo, come dicevo prima, il territorio militato da tante associazioni. Il Sentiero Silone, che attualmente si è valorizzato ancora di più dopo il recupero edilizio fatto della Torre Piccolomini, dove ad oggi riusciamo a fare in modo che chi viene nel militare, nel calpestare questo sentiero, riuscirà a salire nella vetta più alta e godersi quello del panorama del Fucino e riguardare quello che era allora lago, adesso attualmente è una piana dedicata al mondo dell'agricoltura. Oltre a questo abbiamo tanti altri valori che sono anche quelli legati a dei costumi e delle tradizioni fatte anche sulla base della cucina, perché abbiamo mille potenzialità essendo anche città del miele. Noi rientriamo in quelle che sono le 46 città del miele d'Italia, dove adesso stiamo cercando di prendere anche piede da questo punto di vista e valorizzare anche quest'altro frutto della nostra città. Come abbiamo anche tante altre tradizioni legate alla pastorizia, visto che abbiamo diversi allevatori che ancora militano nella nostra città e promuovono questi loro prodotti legati alle carni e ai formaggi. E poi, come dicevo prima, il fiume Giovengo che richiama l'associazione pescatori, molte associazioni pescatori che si ritrovano, vengono nella nostra città per professare questo tipo di sport, e soprattutto l'associazione ci dà merito anche a quello che loro promuovono, spesso si trovano loro a ripulire le sponde del fiume, quindi una serie di energie, una serie di forze che mantiene bellezza e soprattutto valore al territorio dove vivono. E anche attività e vivacità, esatto, che poi esatto, sono gli elementi fondamentali, perché i musei sono belli, ma esatto, se sono vissuti. Altrimenti non. La stessa cosa come il Sentiero Silone, è soprattutto salvaguardato dal CAI Pescina, che è una sottosezione del CAI di Avezzano, che stando proprio a regime di livello nazionale spesso portano tante sedi CAI di tante città d'Italia a venire a Pescina e vedere
questo sentiero che è così bello, che è rimarcato soprattutto e dedicato a Ignazio Silone, perché riconduce al libro Fontamara, quindi nei suoi passaggi dove sono stati individuati dall'allora presidente del CAI e messi a regime, a far sì che questo circuito possa essere bello, bello a livello descrittivo, ma possa essere anche bello a livello visivo, perché ci fa vivere degli scorci naturali che bisogna soltanto valorizzare e metterli in vetrina e soprattutto metterli in conoscenza. Allora, se c'è una sinergia di intenti, questo si può fare. I rapporti con i comuni vicino, cioè da questo punto di vista, nel senso della unità di intento o di azione, perché il nostro Abruzzo ha una caratteristica, quella di vivere il campanile in una maniera violentissima, no? Questa è una realtà che nessuno possa negare. Allora mi incuriosiva anche capire il tipo di atteggiamento dei comuni limitrofi rispetto a questa vostra centralità. Allora, i comuni limitrofi fortunatamente abbiamo un saldo rapporto conviviale, amicale, sia a livello amministrativo ma anche a livello di sinergia di eventi. Ogni cosa che noi promuoviamo fortunatamente riceviamo sempre grande partecipazione dai comuni limitrofi, soprattutto perché mettiamo a regime quello che è il potenziale di unione che vogliamo ottenere, perché siamo tutti piccoli centri l'un dall'altro collegati da pochi chilometri, quindi basta fare 2 chilometri, già c'è altri comuni di rilevanza, anche loro con le loro storie, quindi mettere in sinergia queste storie ci può portare il beneficio. Adesso bisogna fare corpo ancora di più, perché soltanto come città di Pescina non riusciremo ad essere ricettivi per quello che possa essere il risultato migliore in virtù di questa candidatura, e soprattutto essere compartecipi con loro di mille iniziative che non soltanto le viviamo adesso come Cavera, potremmo vivere come Cavera Cultura, ma le viviamo già da adesso, perché abbiamo diversi gemellaggi legati a storie religiose o a eventi naturalistici, e soprattutto perché militiamo in una valle del Giovengo dove già oltre 10 comuni sono vicini e vivono le stesse realtà e le stesse problematiche. E mettendoci insieme sicuramente facciamo corpo, diventiamo più forti e facciamo sì che coloro che vengono possono spendersi nel visitare non solo noi ma anche un territorio così vasto che ha mille motivi per essere visitato. Sindaco, ci stiamo avviando alla conclusione, però io un altro piccolo passaggio sulla tua realtà, tua e come parlavamo anche dei comuni limitrofi, per quello che tu possa sapere rispondere, te la vorrei fare. La Pescina comunque, lo so che l'appetito viene mangiando, ma comunque a oggi ha già raggiunto un grande risultato, è entrato in Champions League, cioè questa è la realtà dei fatti. Vedremo cosa succederà, la competizione è abbastanza nutrita, cioè nel senso che è abbastanza organizzata. Però una domanda te la volevo fare, adesso al di là delle cose che abbiamo elencato, che sono poi le ragioni per le quali Pescina sia riuscita ad avanzare, no, in questa competizione oltre al click, dopo il click. Comunque l'essere tra le prime 10 vi porterà ad avere, come dicevo prima, una centralità importante, ma in tutto il paese, non solamente da noi. Da 1 a 100... Pescina, quanto è pronta eventualmente a poter ricevere anche numeri importanti di turisti o di persone? Allora, dal punto di vista proprio logistico. Nel senso pratico e logistico siamo pronti al 50% forse, però da oggi al 2025, ma io parlo a corsi tempi, da oggi al 20 e 21 di marzo, con il tavolo di confronto che abbiamo fatto con il comitato che sta lavorando per essere più ricettivi possibili, sicuramente aumentiamo il potenziale e possiamo arrivare al 90%, perché dicevo prima, se già c'è collaborazione adesso con i comuni limitrofi, ci sarà anche collaborazione dopo, perché per essere ricettivi o si è grandi città legate al turismo e al lavoro, però noi dobbiamo avere questa opportunità, perché è un'opportunità di sviluppo. Prima di tutto, è un'opportunità per aumentare i luoghi ricettivi, è una possibilità di relegare lavoro e soprattutto dare quella credibilità
ai giovani di non prendere la valigia oggi e andare via, ma dire guarda, vivi in un territorio che ha mille potenziali, devi soltanto metterti a lavorare per valorizzarle. Se succede questo, significa che noi siamo stati bravi già in questo momento, ce lo diciamo da soli che siamo stati bravi perché il lavoro è stato fatto, quindi bisogna essere anche entusiasti del lavoro che si è fatti e ottimisti soprattutto. Ma dopo bisogna comunque dimostrare quello che si è fatto, perché da adesso, anzi possiamo dire da ieri, dal momento che si è saputo che eravamo tra le prime 10, già ognuno di loro sa cosa deve fare e chi deve marcare a uomo per fare in modo che i trasporti siano messi a regime, per fare in modo che Pescina possa essere raggiunta facilmente, quindi sia sul ferro che sulla gomma, perché fortunatamente siamo attraversati dalla ferrovia, siamo attraversati dal servizio di Tua, ma anche dal servizio di noleggio, abbiamo un casello autostradale, quindi non stiamo proprio, come spesso uno ci vuole pensare, fuori dal mondo. Noi stiamo al centro e soprattutto stiamo a metà tra Pescara e Roma, nel centro, nel cuore dell'Abruzzo, e questo può portare soltanto un beneficio. Bisogna soltanto mettere le volontà e fare in modo di convincere coloro che attualmente sono i presidenti, i direttori, gli amministratori legati di determinate società, nel dare la possibilità a noi, creando convenzioni, e a credere in questo progetto. E in questo ci vado ad aggiungere anche due cose importanti. Noi facciamo parte del parco regionale Silente Velino e siamo l'ultimo comune, possiamo dire la coda, ma rientriamo in questo parco che sta vivendo enorme potenzialità, e stiamo alle porte del parco nazionale Lazio Molise Abruzzo. E abbiamo avuto il passaggio fortunoso della Rossa Marina senza aver recato danno, ma ci ha dato tanta pubblicità. E per questo abbiamo già ideato quello che possa essere, anzi l'abbiamo costruito lo scorso anno perché era il centenario del Parco Nazionale, poi purtroppo per via di problemi tecnici adesso andremo a dare merito a questo passaggio, in questo caso andiamo a mettere anche un simbolo ricordo, che è quello che un evento purtroppo negativo che è stato dell'orso Joan Carrito, però siccome ha militato anche nel passaggio nella nostra città per recarsi a un comune limitrofo, mi fa piacere comunque che tante cose vengono sviluppate nel segno del territorio, nel segno della città e soprattutto nell'ottimismo di credere in questo obiettivo importante. È vero che possa durare soltanto 2 mesi, no, noi vogliamo credere che possa avere un proseguo, perché già in questo momento coloro che sono amanti della cultura e vanno a vedere Pescina, casomai per loro sconosciuta, soltanto nel cliccare nel nostro sito o in quello che si sta realizzando adesso, che è un'app che si chiama Welcome Pescina, dove andiamo a mettere già tutti coloro che fanno ricettività, quindi dal ristoratore all'albergatore, al tabaccaio, al macellaio, ma anche tutti quei luoghi che possono crescere in maniera evolutiva. Tra l'altro abbiamo creduto già in un altro progetto che siamo stati raccontacelo, tra i pochi a rispondere al progetto di 20 milioni di euro che la Regione Abruzzo ha messo in campo. Abbiamo risposto, stiamo in graduatoria. Certo, ha vinto Calascio, merito a Calascio per il progetto presentato, però noi stiamo ancora ad oggi sponsorizzando quello che era il nostro progetto, perché abbiamo creduto nella rivalutazione di quei luoghi, soprattutto adesso che hanno qualche criticità, di poter essere a servizio di un intero territorio, non soltanto della Marsica, ma bensì della provincia e della regione Abruzzo. Sindaco, siamo arrivati alla conclusione. Io ti rinnovo il ringraziamento per aver accettato questo invito, perché a noi interessava molto aprire questa finestra sulla tua città. E ti do un in bocca al lupo per quello che sarà l'esito di questa, chiamiamola, finale. No? Evviva il lupo! Evviva il lupo, bravo! Di questa finale, e ci vedremo a Pescina e a seguire, magari ci rivedremo anche qui per e commentare quello che sarà accaduto rispetto a questa fase finale e quello che comunque continuerete, immagino, a mettere in pista, perché, ripeto, siete comunque in Champions League. Grazie ancora, un saluto ai tuoi concittadini e a tutti quanti voi, vi direttori del capoluogo, a un prossimo appuntamento con Grand'Angolo. Io ringrazio la vostra redazione per avermi ospitato e soprattutto per sostenere quelle che sono tutte le comunicazioni che noi vorremmo fare, per essere anche voi divulgatori di questo bel evento che la città di Pescina e l'Abruzzo adesso riusciamo a rappresentare. E noi siamo qui apposta. Grazie. Ciao e grazie ancora. Ciao a tutti.